friends who are my soul sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. Più che la fascia tricolore, Millie D'Abraccio e Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, meriterebbero probabilmente un premio per il confronto elettorale più trash degli ultimi 50 anni. Ma, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene, ed è ancora meglio se si conclude senza eccessivo spargimento di sangue. I cittadini di Monza si stavano infatti preparando a compiere una scelta quanto mai ardua tra i due papabili sindaci più bollenti di sempre, ma Millie D'Abraccio ha alla fine deciso di risparmiare agli elettori questo cruccio, trasferendo le sue ambizioni politiche nella città napoletana di Torre del Greco. Nonostante alcuni cittadini abbiano sicuramente accolto la notizia con entusiasmo, quella della celebre attrice non è però stata una preferenza dettata da uno slancio di altruismo, ma più che altro dalla paura verso la sua ex collega, ben più esperta di lei in campo politico, dopo essere stata la prima pornostar al mondo eletta in un Parlamento. Un territorio difficile ha infatti definito Millie D'Abraccio la città di Monza, terzo comune della Lombardia per numero di abitanti. Meglio quindi optare per un'eventuale carriera politica in Campania, dove Emilia Cucciniello, in arte Millie D'Abraccio, pensa di riuscire a convincere con estrema facilità i cittadini che il 6 e il 7 maggio prossimi saranno chiamati alle urne. La pornostar è però forse fin troppo convinta del suo successo? Qui tutti mi stimano, sono vista come la Madonna, ha infatti affermato con molta nonchalance ed un pizzico di voluta blasfemia l'attrice, spiegando le motivazioni che l'hanno portata a lasciare le amministrative di Monza nelle mani di Cicciolina. Rivali da sempre, già nel campo del cinema da bollino rosso, Millie D'Abraccio ha insomma pensato bene di abbandonare una battaglia che si prospettava persa in partenza, a favore invece di una sfida forse più fattibile di quelle in cui si era lanciata nell'aprile del 2008, quando si era candidata con la lista dei socialisti per il 10° municipio di Roma. Riuscirà questa volta ad ottenere più di 19 misere preferenze? E, soprattutto, è una campagna elettorale a luci rosse quella che attende i cittadini di Torre del Greco? Oppure basterà la passione da lei stessa declamata per convincerli a votarla?